I dinosauri sono arrivati a Torino. Sì, hanno invaso la città, il cuore della città, il Palavela. 30 anni dopo Jurassic Park, il primo nei cinema, tornano i dinosauri in un'area protetta con un esercito buono e positivo che li tiene a bada. Dal 24 di giugno al 24 di settembre un'occasione per tutta la famiglia di passare alcune ore divertenti. Nell'invasione dei dinosauri tre attori interagiranno e giocheranno insieme ai più piccoli, una tenso struttura che spiega i fossili, una che spiega l'estinzione dei dinosauri causata dall'impatto del meteorite in collaborazione con INAF, e poi appunto i dinosauri prendono vita, tutti animatronici, sia gli erbivori che i carnivori, e l'occasione anche di scavare alla ricerca delle ossa di dinosauro. Una curiosità, l'ultimo attore racconterà che il temibile T-Rex da noi è arrabbiato semplicemente perché ha perso un dente, e scoprirete perché e soprattutto come recuperarlo per poterlo rendere di nuovo felice. Sicuramente sarà una bella occasione questa per i bambini. Assolutamente sì, ma non vi credete, perché i dinosauri sono un evergreen e sono piaciuti a chiunque. E quindi vediamo spesso e volentieri, un po' come per le mostre sui Lego, genitori molto contenti di portare i bambini. Poi sotto la vela del Palavela fa fresco in quest'estate che sta diventando abbastanza torrida, sarà occasione per stare un attimino al fresco, i bambini giocano e ci si rilassa. Che non fa mai male assolutamente. L'area che piacerà di più secondo te? Se la giocano in realtà, perché il T-Rex è sempre il T-Rex. Da qui la scelta anche dei miei orecchini oggi, un po' per prendere sul ridere e smorzare insomma la tensione della conferenza stampa, ma anche il nostro amico erbivoro piace tanto, quindi tra il brachiosauro e il T-Rex se la giocano tra di loro. Dopodiché forse ai bambini piacerà di più la mascotte, il nostro Dino, che ogni tanto esce dalla sua cuccia per salutare. Come hai accennato, c'è anche un'area scavi per i più piccoli. Esatto, potranno scavare alla ricerca di fossili di dinosauro e poi appunto avranno questa missione alla ricerca di questo dente di T-Rex. Fino a quando troviamo la mostra? 24 di settembre, chiusa lunedì e martedì, aperta invece da mercoledì a domenica dalle 10 alle 19. Tutte le informazioni su dinolive.it. Una cosa importante, estendoci scenografie anche imponenti, un elicottero, un carro armato, una jeep storica, mi raccomando, tanti selfie da condividere sui nostri canali.